Sono iniziati finalmente i lavori di riqualificazione di Piazza Cavour a Foggia. Gli interventi prevedono la messa in sicurezza anche dei marciapiedi e delle arterie stradali circostanti alla Fontana del Sele. Inoltre, il pacchetto di interventi di riqualificazione prevede la nuova segnaletica orizzontale e verticale e anche l'impianto di pubblica illuminazione. I lavori erano attesi da tempo, ma molto probabilmente l'aumento della materia prima edile ha provocato un rallentamento degli interventi, così come un po' si sono verificati negli altri comuni. Inizialmente il progetto che rientra nella programmazione di periferia in periferia e che è stata approvata con una delibera della giunta dell'allora amministrazione Landella nel 2016 è relativa alla programmazione che riguarda proprio la messa in sicurezza delle aree metropolitane periferiche. Il progetto prevedeva la realizzazione di una piazza, la stessa di Piazza Cavour, istituendo una nuova intersezione tra Via Galliani e Corso Roma, poi però annullata dopo alcune prove. Nella ristrutturazione è previsto anche un nuovo impianto di pubblica illuminazione e sarà implementata anche la videosorveglianza. L'esecuzione dei lavori, che sono stati finanziati per oltre 1.200.000 euro, sono stati affidati nei mesi passati ad una ditta di Aversa della provincia di Caserta.